come ho detto il tavolo si riunirà tutte le settimane, tutti i lunedì, e mi pare un'iniziativa utile per garantire che le opere connesse ad Expo si facciano entro il termine di inizio di Expo, cioè il 1° maggio 2015. Ministro? Confermo quello che ha detto il Presidente Maroni, che va nella linea del lavoro, della collaborazione che fino ad oggi abbiamo tenuto. C'era bisogno di un'assoluta accelerazione che fosse molto pragmatica, molto concreta e definita nei tempi, nelle modalità e nelle responsabilità. Il tavolo che si è insediato oggi non è un tavolo formale, ha un compito operativo molto e permanente. Una volta alla settimana si farà il punto, ma già da domani i tecnici del Ministero, insieme con quelli della Regione Lombardia, con Expo e con la Prefettura, identificheranno i primi problemi che abbiamo affrontato. Da parte del Ministero il tavolo vedrà la partecipazione delle massime responsabilità del Ministero, quindi dall'unità tecnica di missione al provveditore, che è poi il nostro punto di riferimento operativo qui in Lombardia e a Milano, ed è coinvolto da sempre ovviamente nella realizzazione delle opere Expo, fino alla segreteria del Ministro, proprio perché tutti i livelli fossero coinvolti. Abbiamo già dato una prima risposta operativa, perché questa settimana abbiamo lavorato insieme sul tema pedemontana, anche non insediando il tavolo tecnico, ma sentendoci e telefonandoci più volte con il Presidente Maroni. Il NAS si è ritrovato, là alla pedemontana dovrà, a partire dal prossimo CIPE, verrà appunto data la possibilità di accedere alla legge sulla defiscalizzazione per tutta la pedemontana, non solo per una tratta, che è poi quella B1, quella che ci interessa si realizzi in tempo per Expo, perché è la tratta di accesso al quartiere fieristico. E quindi i 400 milioni di euro che sono il vantaggio fiscale che deriverà dall'accesso a questa appunto la legge, ai benefici della legge, vengono confermati e diventeranno operativi alla prima seduta nuova che ci sarà, perché il governo appunto dovrà convocare il nuovo CIPE, che speriamo sia la fine di questa settimana o la prossima, a seconda dell'insediamento voluto dal Presidente del Consiglio. Abbiamo ben chiaro tutto il quadro complessivo che è riassunto in questo documento, fatto di 4 parti: opere essenziali previste dal dossier di candidatura Expo, opere connesse incluse nel dossier di candidatura Expo, opere necessarie non incluse nel dossier di candidatura e altre opere oltre l'orizzonte Expo. No, queste sono le opere individuate una per una con le risorse necessarie e i tempi per la realizzazione. Il tavolo serve per metterle in ordine, per metterle in fila e per risolvere le criticità. Quindi abbiamo ben presente tutto il quadro. La pedemontana, ripeto, la buona notizia è che c'è via libera alla realizzazione di tutta la pedemontana. Il completamento di tutta l'opera non era una cosa ovvia. Confermo l'interesse di Regione per quanto riguarda SEA, ne abbiamo parlato oggi e mi pare che sia proprio il momento giusto, perché il piano degli aeroporti che il governo approverà vede Malpensa appunto come punto di riferimento, e noi siamo interessati come Regione Lombardia a creare il sistema aeroportuale lombardo e non solo, e vogliamo giocare un ruolo da protagonista. Ci sono contatti in corso, discussioni in corso con il Comune di Milano, penso che si arriverà ad una decisione entro breve tempo, in tempo proprio per attuare le indicazioni che saranno contenute nel piano nazionale degli aeroporti. La questione si fa interessante anche perché, come sapete, il Consiglio di TAR ha bocciato il provvedimento che assegnava la gestione di Montichiari a Catullo, a Verona Catullo, e quindi su Montichiari sapete
le discussioni in corso, le prospettive, i progetti di Bergamo, Oriol Serio. Ricordo che SEA è azionista della società di Sacbo, che gestisce Oriol Serio con un 30%. Quindi il ruolo della regione io lo vedo proprio come un ruolo strategico per fare in modo che si crei e si consolidi un sistema aeroportuale non solo regionale lombardo attorno a Malpensa, coerente con il piano degli aeroporti che il governo andrà ad approvare. Con il Comune di Milano, visto che siamo in tema, risolveremo entro breve tempo anche la questione relativa a ALER che ci eravamo dati, da risolvere entro il 31 del mese di marzo, manca poco ormai. Entrambe le questioni entro breve tempo dovranno essere definite, io sono ottimista su entrambe.